Ciao a tutti! Oggi prepareremo i biscotti di San Martino. Il tempo di preparazione della ricetta è di 3 ore circa. Gli ingredienti sono farina di tipo Manitoba, strutto, latte, zucchero, sale, lievito di birra fresco, anice, cannella, gocce di cioccolato e uva sultanina. Diamo il via alla ricetta. Iniziamo la ricetta mettendo all'interno del boccale il latte. Lo zucchero, il lievito ed azionare il bimby per 3 minuti, 37 gradi, velocità 3. Aggiungere lo strutto, la farina, l'anice, il sale e la cannella ed azionare il bimby in modalità spiga per 5 minuti. Trasferire in una ciotola, coprire con pellicola trasparente e lasciare lievitare in forno spento con luce accesa per 2 ore. Trascorso il tempo, dividere l'impasto in panetti da 60 g l'uno. Prendere un panetto, allargarlo leggermente, mettere un po' d'uvetta e fare dei filoncini lunghi circa 20 cm. Arrotolare formando una spirale. E posizionare su una teglia rivestita con carta da forno. Prendere il panetto, allargarlo, mettere le gocce di cioccolato e formare un filoncino. Arrotolare formando una spirale. E posizionare su una teglia rivestita con carta da forno. Lasciare lievitare per 40 minuti in forno spento con luce accesa. Cuocere in forno preriscaldato statico a 180 gradi per 30 minuti circa. I biscotti sono cotti, lasciare raffreddare prima di servire. Biscotti di San Martino. Grazie! E alla prossima ricetta!